Signori miei carissimi, ben ritrovati sul canale. Continuiamo il nostro Everybody Goes to the Rapture. Abbiamo lasciato la stazione alle nostre spalle e mi sono diretto qui per cercare di dare un occhio che cosa è questo luogo. Non lo so. Però andiamo a vedere se troviamo qualcosa di interessante. Mentre venivo qui ho potuto ascoltare un discorso tra Stephen e un altro personaggio dove il nostro caro pseudoscienziato si rendeva conto che questo oh, interessante che questa, diciamo, traccia, questo segnale si stava adattando per appunto interagire con le persone e ci ha detto esplicitamente che ormai il segnale era adattato per cui poteva passare da una persona all'altra non con il contatto fisico ma direttamente dalle linee telefoniche o comunque quello è il pub, no? Dio santo, questa è una chiesetta, mi sono perso ragazzi, mi sono perso veramente tantissimo. No, questo è il pub. Che cazzo è, no? Ma sì, questo gioco è incasinato dopo un po'. Le vie sono. Portano bene o male sempre allo stesso posto, però l'unica volta in cui io mi sono voluto distaccare da una via principale, convinto che l'avrei ritrovata, non è più stato così. Comunque cerchiamo di ritrovarla insieme. E niente, c'è ormai la consapevolezza, noi lo sapevamo già perché avevamo già sentito altre registrazioni, comunque c'è la consapevolezza anche da parte di Steven che stiamo avendo a che fare con qualcosa che si sta adattando al mondo che la circonda. Questa qui, che cos'è? È un'abitazione? Sì, pensavo fosse una chiesetta da dietro, ma sembra solamente una casa privata. Qua la luce funziona ancora? Sì. Sì, funziona. Accendi che tanto non pago io. Questa è chiusa. Telefono dov'è? Cucina. Fate un po' tutte con lo stampino, quelle case qua, sì. Sei tu? Cellulare Zach Morris? Niente telefoni, conosci il protocollo. Ormai non ha più importanza, ma ha trovato un modo per aggirare il blocco delle telecomunicazioni. Cosa? Non Perfetto. credevo potesse. Kate lo sapeva, aveva capito che si adatta. Si Allora adatta, infatti. intelligente. Santo cielo, ne parli come se fosse viva. Dovete presumere che qui siano stati tutti contagiati. Ma non lo sappiamo. Siamo tutti contagiati. Ha ucciso tutti gli uccelli e ora è dentro di noi e sta cercando di uscire dalla valle in tutti i modi. La quarantena non basta. Dovete rimuovere i portatori. Dovete eliminare la sua fonte di energia, il suo cibo. Te l'ho già detto, Steven. Non ordinerò un bombardamento. Vaffanculo. Ora che si sente in pericolo, cercherà di diffondersi più in fretta possibile. La quarantena e il blackout la conterranno. Hanno chiuso tutte le linee telefoniche esterne della valle. Solo tu puoi Non mi hai comunicare. sentito? Ha trovato un modo di aggirarlo. Onde radio, insomma, qualcosa. Sì, Tutte le usa linee sono state tutto. chiuse, ma i telefoni funzionano comunque. Avete fatto tutto correttamente. Ma Ma non non basta. basta. Dovete fermarla prima che si adatti di nuovo. Steven, la mia famiglia, mia moglie, le bambine, sai benissimo che non c'è altra scelta. Non posso farlo, non Ma puoi secondo chiedermelo. te? Mi stai chiedendo di condannare a morte la mia Ma sì, famiglia. ma secondo Dannazione, credi te? che non lo sappia? Io sarò ancora qui quando butterete quella merda. Non mi parlare di sacrificio, brutto codardo del cazzo. Se credi di sapere cosa fare, vieni qui tu a occupartene. Ma vaffanculo, avete tirata dentro voi questa roba? Che non abbiamo più altra scelta. Sì, è Digli di facile da dire. farlo. Dovete farlo adesso. Comunque qua l'orologio è fermo alle 6 e no, sta andando ancora, fa tic tac. Le 6 e 7. Non mi ricordo se ne abbiamo visto altri. Magari erano fermi anche quelli alla stessa ora. Vabbè,
Ma no, si sta dando per scontato che comunque questa cosa porti, ma giustamente, perché comunque i segnali non sono positivi, comunque si dà per scontato che porti a qualcosa di malvagio, qualcosa di maligno per questa comunità o comunque in generale per l'uomo. Però non lo sappiamo, in fin dei conti. Ok, qua stiamo tornando troppo indietro. Qua abbiamo guardato tutto. Vado a rimboscarmi giù di qua e niente, proseguiamo da quella zona dopo la stazione. Invece, questo cos'è che suona? Qua ogni angolo c'è qualcosa di nuovo, eh? Eh sì, sento suonare un telefono. Il problema è che sono anche abbastanza simili queste zone e non è facile districarsi dopo che ne hai passate due o tre. Telefono. Qua è chiuso. Eccoti. Anima dello scienziato, ci sta. Se tu non vuoi aiutarmi, lo farò da sola. Dirigerò tutta l'energia attraverso la torre 6. Kate! Ehi, un momento. Sta cercando di nuovo di comunicarmi. Kate, aspetta! Il fatto che è fico, ok, poi le meccaniche possono stuccare, possono stancare, possono rompere. Se io penso che se avessi giocato questo gioco senza far delle pause, come ho fatto, mi sarei rotto i coglioni, immagino. E anche quelle parti un po' forti, come abbiamo visto nello scorso video, non avrebbero funzionato come invece è stato. L'unica cosa che secondo me, a parte i movimenti, ok, forzatamente lenti. L'unica cosa che davvero non funziona è il disporre casualmente gli indizi e le cose che possiamo trovare, perché fa un po' strano trovare delle registrazioni, come in questo caso dove ancora, oddio, dai, non lagga. Delle registrazioni dove si parla ancora in maniera un po' astratta di quello che sta succedendo, ma questa cosa si sta adattando, si sta insinuando e bla bla bla, non sappiamo, dobbiamo bombardare, balle varie. E porca vacca, ha funzionato. Siamo tornati di qui, ragazzi. Quindi era apribile solo da quel lato, fico. Questo mi è piaciuto. E invece trovarne delle altre che magari sono un po' più nascoste, o solamente perché abbiamo scelto una via diversa per raggiungerle, che ci parla di cose già più avanti, cioè noi sappiamo già che ha preso il sopravvento delle linee, che chiudere le comunicazioni, bloccare non serve a nulla. E magari la cosa che trovi dopo è: ma cosa sta succedendo? Ma noi la macchina non va, e questo e quest'altro. È vero che vediamo il tutto e intanto, infatti siamo tornati giù. Io vado al mulino adesso, vaffanculo. È vero che abbiamo a che fare con diversi personaggi, quindi non tutti possono avere la visione completa di quello che sta accadendo. Però secondo me, messo così, è anche un po' casinista, nel senso che appunto se non lo segui in maniera lineare potrebbe diventare un po' più difficile da interpretare a lungo andare, perché un conto è se trovi due o tre comunicazioni ogni tanto, ma qui ne stiamo trovando. Qua c'è una radio, esatto. Qua ne stiamo trovando a bizzeffe. Vediamo questa cosa ci dice, ad esempio. Ho riattivato il telescopio, ma la traccia si è impressa sulla lente. Sta assorbendo luce e radiazioni, ma non Ok. le sta indirizzando da nessuna parte. Qua sembra Quindi ancora suppongo che le inconsapevole, stia ad usando esempio, come fonte di vedi? energia per cercare di comunicare. Eh. Ha
bisogno di più potenza. Chissà se posso aumentare la ricezione usando più torri. È proprio l'esempio lampante di quello che cercavo di dirvi, signori miei cari, perché ad esempio trovare questa registrazione, è vero che noi l'abbiamo persa perché abbiamo fatto un altro giro, ma noi abbiamo la libertà, l'unica cosa che ci regala questo gioco è la libertà di poter andare dove cazzo ci tira il... ok, diciamolo un po' più in francese, dove ci pare, ok? E ritrovare, dopo tutto quello che abbiamo ascoltato, una registrazione del genere non ci dice niente di nuovo, non completa nulla, non va a riempire nessun buco ormai, perché sono cose che già sappiamo, che vuoi più energia, che forse sta cercando di comunicare, che viene da chissà dove, cioè che cazzo. Dai, interagiamo con questo bel Fiat. Dai. Dai, New Holland, Thunder. Oh. Frank! Frank, santo cielo, fermati! Oddio, ho sentito caricare un'arma. Bastardo, so cosa hai fatto. Dov'è Liz? Dov'è? Devo trovarla. Stai alla larga. Qualcuno deve avvertirli, deve fermare tutto questo. Ah, è là. Non si può fermare. Cerca di capirlo. Mi odi, l'ho capito. Ma se non lo facciamo, non è soltanto la valle. È tutto, Frank. Morirà tutto. Tutte stronzate. Non si può fermare. No! Merda! Fai un altro passo e ti sparo in fronte, lo giuro su Dio! Va bene, me ne vado. Ah, ok, non gliela sparato in aria, infatti c'è il rumore. C'è ancora tempo. Ti prego, fallo per me. Se ci tieni tanto, vai a salvarla tu. Sotto forma di spiralina. Qualcuno deve restare per confermare che sono tutti morti. Minchia. Però tosta anche questa, eh? Confermare che sono tutti morti. E i corpi? Questo è il mistero più grande, perché comunque gli uccelli che muoiono li abbiamo trovati, i cadaveri sparsi in giro. Vabbè, le mucche presuppongo che siano sotto, fossero state sotto a quei teloni e facciamo finta che abbiamo trovato, di aver trovato anche il cadavere delle mucche. Ok, però a parte segni di sangue, di fazzoletti insanguinati, non abbiamo trovato nessun corpo, niente possa riguardare un essere umano. Quindi io non sono così convinto che loro siano effettivamente morti, o magari sono tutti dentro all'osservatorio, chi lo sa. Oh, beh, mulino di Banderas con Rosita, andiamo a vedere. E diciamo, dai, un esperimento, un'avventura grafica molto... Forse in passato, quando non c'erano i mezzi per portare una grafica e dei paesaggi del genere, sarebbe stato un punta e clicca alla Broken Sword, una cosa del genere. Però anche se fosse stato una cosa del genere, avrebbe avuto comunque più gameplay rispetto a quello che stiamo vedendo ora. Secondo me manca un po' di ritmo e, ripeto, il mischiare queste cose, che se tu fai un giro strano magari ti trovi un'informazione di metà gioco e dopo te ne devi sparare altre 6 che non ti dicono un cazzo perché ti ha già detto tutto quello, o magari che non ti interessa, che non ti interessano perché parlano di vita quotidiana di persone che comunque, vabbè. Sì, ok, Lizzie e Frank e Stephen e Kate, va bene. Ma chi se ne frega, sinceramente. Il mulino che tanto mi faceva gola... No, qua è chiuso, non ci regala nulla, veramente. Me lo stai dicendo così, con questa beatitudine? Che bello però, guarda che bella scena. Oh, ma oh, ragazzi, il colpo d'occhio funziona. Oh, cancello! Madonna! Cioè, il vero mistero in questo gioco qua è la potenza dell'apertura dei cancelli. Sono dei campi gravitazionali, non cancelli. Qua che cazzo c'è la piscina?
Madabo? Sì, una piscinetta. Non posso passare tra le fresche frasche. Lizzy. Lizzy, la super innamorata di Steven. Però io volevo andare in quella piscinottola. Devo fare tutto il giro. Dove siamo qua? Oddio, altri bivi maledetti. Lakeside Holiday Camp. Ah, è il campo. Piove? Piovigina, sì. È il campo estivo, diciamo così, delle vacanze. È un quartiere adibito a Signora quello. Graves! Lizzy, signora Graves! Rachel, che cosa sta succedendo? Una cosa terribile! Tuoni, fulmini, e la corrente è saltata! Erano tutti nel salone, quindi ho detto di non muoversi! Ma Sean Davis, ha detto che non prendeva ordini da una stupida ragazzina ed è uscito a fumare! Ma non è tornato! Allora Diana è andata a cercarlo, ma neanche lei è Ma tornata! dov'è Dylan? Era con Sean e Diana. No, è rimasto con me. Crede che torneranno? Non lo so, Rachel. Non mi importa Tornano, cosa pensa la gente. Se fosse stato il mio bambino, non l'avrei mai lasciato. Anche se ci fosse la fine del mondo, lui avrebbe la precedenza su tutto. Saresti una brava mamma, Rachel. Non ti preoccupare. Va tutto bene. Dai, torna dentro e di a tutti che sono stati bravissimi, davvero bravissimi. Devo solo finire un paio di cose qui e poi verrò da voi. Va bene. Su. Sta molto calma lì, si è molto pacata. Sarebbe un'ottima leader. Tu sei qui. Siamo all'entrata di questo campo estivo. Ci sono i giochi, c'è una bella zona anche qui da andare a scoprire, ma capite bene, signori cari, che io voglio andare a vedere dove si ricollega questa strada. Noi siamo arrivati dalla Carraia. Questa si riprende a Tipworth Road. Oddio, è cambiata fine la stagione. Vabbè che qua cambiano da un momento all'altro stagioni, tempo, tutto. Comunque, no, questa ci porta alla spianata che abbiamo affrontato prima per arrivare al mulino di Banderas della Rosita. Questa invece si ricollega in un punto dove noi abbiamo già visto, però dal lato opposto. Ecco, adesso ricomincia a piovere perché andiamo in questa zona, va benissimo. E quindi abbiamo già visionato entrambe le vie, e questo mi fa un bel piacere interno perché così posso andare avanti senza remore. Il discorso è che sicuramente, essendoci così tante serpentine da seguire, bello l'effetto bagnato. Sicuramente qualcosa ci siamo persi, però ragazzi, io devo dirvi la verità. Sono curioso e sicuramente lo porto avanti. Perché lo voglio e mi va di farlo, però un pensiero di una seconda run, magari per cercare di prendere qualche obiettivo o anche solo per avere una visione migliore dell'insieme delle cose, se ci penso già adesso mi viene un po' di, come si dice dalle mie parti, di latte al culo. Ecco. Il pad fa una luce rosa adesso. Lo sto Steven, non facendo. sono stupida, lo so che non è un Perché virus, siamo ma le Lizzy. stazioni sono chiuse comunque. C'è un sentiero che costeggia il tunnel principale. Puoi passare di lì, non ci avranno pensato. Sai di cosa si tratta, vero? Non puoi più usare il telefono. E tu cosa stai usando adesso? Lo so. Senti, dopo questa telefonata non usare più il telefono, nemmeno la TV o la radio. Può nascondersi nel segnale. Ne parli come se fosse una creatura vivente. Non credo esista una parola per descriverla. Promettimi una cosa, non dirlo a nessuno, fai i bagagli e incontriamoci domani alla stazione, ok? Mi si stringe il cuore a lasciare qui tutta questa gente. Quella dello spettacolo è stata un'idea grandiosa. Ti meriti un 10 e lode. Almeno. Ti amo.
Ci vediamo domani. Infatti non l'ha neanche risposto. E infatti adesso è tornata blu la lucetta del pad. Va bene, ti amo, però mi piace Kate. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo alla piscina che l'abbiamo vista da là sopra. Che bella passerella. Sembra uomini e donne. Andiamo in piscina. Sì, siamo in pisci. Reva, spogliatoi. Oddio. Ti fa male l'anca oggi? Mi fa sempre male. Ah, l'anca. Io l'anca sbilenca. Sei un po' in ritardo per fare il principe azzurro. Come vuoi, volevo solo aiutarti. Maledizione, Steven. Non sono una ragazzina infatuata sempre a tua disposizione. Guardati intorno. Tutto questo l'ho fatto io. L'ho costruito da sola. Questo campo? Non facevano che compatirmi con una povera piccola storpia. Sai che io non ti vedo così. Però tu non c'eri, no? No. Mi avevi già lasciato tutto prima dell'incidente. Cosa vuoi che faccia, Lizzie? Io ti amo, farei qualsiasi cosa. Anche dirlo a Kate. Brava. È mica stupida, Lizzie. Anch'io ti amo. Però alle volte penso che tu dica solo quello che gli altri vogliono sentirsi dire. Eh beh, mica male. A me piace Lizzy, devo dire la verità. Out of order, ok, sono tutti fuori servizi. Madonna, ma scusami, 3 su 6 o 7 quelli che sono? Beh no, 6 o 7. Vabbè, 3 su 9 è un terzo, una buona media. Ma a chi importa, tra l'altro, di quanti siano fuori servizio o no, di quegli spogliatoi? Bello il telone, me lo fai tirare? No. Io voglio buttarmi in pisci, non posso, no. Dai, personaggio, buttati in pisci. No. Queste sono le cose belle del gioco. Questo è un annuncio del comitato distrettuale per le procedure d'emergenza di Averton. Le strade e le ferrovie saranno chiuse per contenere l'epidemia del virus influenzale. Ve lo dico dopo. Rimanete calmi e restate a casa. I leader della comunità locale, presidi, capi scout e membri del clero saranno i vostri rappresentanti in questo periodo. Quindi segnalate a loro eventuali sintomi. Cavolo, ogni tanto partono gli altoparlanti. No, dicevo, la cosa figa del gioco è che noi sappiamo e abbiamo visto che appunto questa comunità, questa cittadina è deserta. E quando si arriva in certi posti come questo, dove in un periodo come quello in cui siamo adesso sarebbe pieno di gente, di ragazzini, quindi casino, balle varie, si sentono in lontananza un po' arrivano in cuffia le voci dei bambini che giocano nella piscina. È bello, quello è, dà un senso di... Un altro uccello morto nella piscina. Basta sti uccelli, cazzo. Hitchcock, sì. Birdemic. Ha avuto tempo di pensare all'aumento. Scusa, da un senso di nostalgia. Oh, Rachel, scusa il ritardo. Ma cazzo, Rachel, mi è passata in mezzo. Hai controllato il bungalow del signor Coles come ti ho chiesto? Aia. Non è tornato. Non l'ho visto nemmeno io. Forse è andato in città. Caris Rice. Però i Denton avevano prenotato il campo da tennis per le 16:30, ma non si sono visti. Sono andata al loro bungalow. Prendono sempre quello vicino al falò, ma non c'erano. Forse sono andati al villaggio a comprare un sacchetto per l'aspirapolvere e hanno dato un passaggio al signor Coles. Un sacchetto? Perché mai dovrebbero comprarlo? Beh, forse la signora Denton stava pulendo e il sacchetto si è rotto e ne serviva uno nuovo, perché il bungalow è pieno di polvere. Il sacchetto? Uno ce n'ha. Madonna, che cazzo è? Sembra un po' lo Zingaro Party, sembra qua. Lezzo, apri. C'è nulla. Non c'è niente. Quindi anche questo... No, qua non c'è un'entrata. Va bene, noi siamo qui, lì dalla pisci, siamo entrati lì dalla rotonda, facciamo il giro di qua, dai, ormai. Questo abbiamo detto che non ci regala nulla, niente, guardiamo questo.
Veramente sembrano delle roulotte senza ruote. Sì, sono effettivamente delle roulotte enormi. C'è il cestino della merenda. Lasciami indovinare, quelle verdi non sono interagibili. Esatto. No, le cassette. Non va. Salgo sui tavoli io perché sono veramente hackad. Questa è verde, quindi non si apre. Quella era verde, non si è aperta. Io ci danno anche lo stesso, ma credo di aver capito. Esatto. Sta mettendo a posto la bici. E qua si va sul lago. Diamo un occhio qui e poi ragazzi ci salutiamo, direi. Facciamo una bella interazione. Yes. Ah, batteria del dispositivo si sta scaricando. Strano. Chiamami Kate. Elizabeth? Lizzie. Oh, oh. Ho sentito molto parlare di te. Aia. Tutto a posto tu e lui? Non è difficile o altro? Povera Lizzie, come imbarazzata. Scusa. Hai detto che non è difficile. Perché dovrebbe essere difficile? Tu e Steven stavate insieme molto tempo fa, lui se n'è andato. Per me non è certo difficile. Scusa, non volevo offenderti o... Beh, non mi hai offesa. Ascolta, Elizabeth, io... Chiamami Lizzie, prego. Lizzie. Scusa. Si godono. Sembri una tipa a posto. E io ti giuro che non voglio essere scortese con te. Ma cerchiamo di essere pratiche, ok? Cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma io come cattiva così, no? Sì, certo. Allora faremo del nostro meglio. Povera Lizzie. Povera Lizzie. Io adesso faccio un vagone. E no, non funziona. E quest'area è chiusa, poi non penso ci sia niente di che. Andiamo un attimo sulla riva del lago e ci salutiamo lì, perché sembra molto fico come locations. No, dai, ti prego. Il triciclo da lago, incredibile. Brr, brr, brr. Doppia poi? Sì, si fa in doppia. Vediamo se possiamo affogarci. Non del tutto. Va al lago di Twin Peaks. Se n'è andata. Oddio. Non è così, Riss. Non lo farebbe mai. Non credi? E Dylan? Non aveva fatto salti di gioia all'idea di occuparsi, non sbaglio. L'ha lasciato a te. Lei non tornerà. Allora che vada pure. Lei si preoccupa sempre per gli altri. Forse c'è qualcosa di importante che deve fare. Ora la responsabilità è tua. Mi sa che non partiamo più, giusto? La Spagna aspetterà. Senti. A Ibiza. E metti in scena il miglior Peter Pan mai rappresentato in Inghilterra. Io vado a cercare i tuoi genitori. Promettimi che tornerai. Lo prometto. E invece non si è più visto. Ah, stanno organizzando uno spettacolo, un bel revival di Peter Pan. Signori, su questa riva mistica incredibile di Loch Ness io vi saluto, vi rimando al prossimo video, mi raccomando fatevi sentire nei commenti, condividete, like e tutte quelle puttanate lì. Se vi va, se non vi va, fate quello che più vi piace. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui insieme sul canale, e vi ringrazio per le visual. Ciao a tutti.